Buonasera a tutti quanti, siamo sempre qui da Esapolis, dal Museo del Micro Megamondo, siamo collegati, vi sembro felice, contento, attivo, in verità sono un po' abbattuto anche e cerco di mascherare così le difficoltà del momento perché un po' l'inverno, un po' il fatto che siamo sempre chiusi, il fatto che i provvedimenti per i musei, noi siamo musei come tanti altri, spero di parlare anche a nome loro, siamo un po' trattati male e qua l'economia è molto difficile e le cose si fanno veramente dure per noi, come tutto il settore, ho visto a livello mondiale anche del turismo, non parliamo della ristorazione, eccetera, sono quelli che stanno soffrendo di più. Oggi la proposta che arrivi, che senti, sono quelle che in zona gialla i musei possono riaprire, poi magari chiudono e poi riaprono e possono riaprire i giorni feriali, quando la gente non si può muovere, le scuole non si possono muovere, i turisti non ci sono più. Quindi, ragazzi, se chi ci ascolta sappia che insomma fuori sono sorridente, ma dentro è molto dura la situazione. Però siamo sempre qui per farvi compagnia, abbiamo tantissime cose bellissime da farvi vedere, farvi conoscere. Saluto sempre Gabriella Galli che è collegata con noi. Ciao Salve Enzo, buonasera a tutti. Ciao Gabriella e Riccardo. a tutti. Ecco, e facciamo subito la presentazione perché oggi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto, simpaticissimo, è collegato con noi dall'Olanda, Bart Copen. Hi Bart. Ciao bellissima. You referred last time you went in the chat that your friend was making compliments to Gabriella. Yes, of course. Of course, you don't speak with Thank Riccardo, because bellissimo, you have to say bellissimo. Okay, Bart, okay, we see you later with you. I just greet you now, and then we get in contact a little bit later. So, Gabriella, today you have a special subject that you want to bring at our attention. And lo dico in italiano, oggi hai uno soggetto molto particolare, ci parli non di insetti, non di animali, ma di piante carnivore che hanno dei meccanismi strani, alcune soprattutto che sono stati studiati. Sì, esattamente. Infatti, allora partiamo sempre dal principio che stasera il tema principale sarà la memoria. Infatti, diciamo, questo meraviglioso meccanismo che ci permette veramente tanto di sopravvivere. Infatti, il mondo che ci circonda è tanto pieno di informazioni che ci bombardano praticamente tutti i giorni. Quindi parliamo di immagini, parliamo di suoni, parliamo di odori. E ogni tanto, diciamo, queste informazioni che circolano intorno a noi non possono essere solo percepite tramite i nostri sensi, ma ogni tanto è necessario anche dover immagazzinare queste informazioni e quindi doverle ricordare. Ora, però, cosa vuol dire, diciamo, creare una memoria? Quindi cosa vuol dire dover ricordare? È un processo che appunto per tutti quegli organismi che hanno sviluppato un sistema nervoso centrale, quindi anche un cervello, diciamo, i protagonisti che attuano questo compito sono delle cellule che sono chiamate neuroni. I neuroni sono delle cellule un po' particolari perché in pratica sono delle cellule che vengono attivate da, diciamo, degli impulsi, quasi degli impulsi elettrici. Cosa succede a questi neuroni quando vengono attivati, quindi quando ricevono degli impulsi? In pratica quello che fanno appunto è attivarsi e rilasciare, diciamo, delle sostanze che vengono chiamate neurotrasmettitori. Tutto questo è molto semplicistico, però per dare un'idea. Questi neurotrasmettitori sono come dei messaggeri che quindi appunto servono per mettere in comunicazione una cellula A con una cellula B. E cosa succede però? I neuroni dobbiamo immaginarli anche come se fossero un po' come delle pompe sotto certi punti di vista. Quindi quando vengono attivate è come se noi spremessimo una pompa che fa rilasciare questo neurotrasmettitore, mette in comunicazione con la cellula adiacente, con il neurone adiacente, ma nel momento in cui l'abbiamo spremuta c'è bisogno di un attimo perché la pompa in qualche modo vada a ricaricarsi. E in questo caso quindi anche i neuroni sono uguali, quindi nel momento in cui si attivano e lasciano il neurotrasmettitore, c'è bisogno di un attimo affinché si ricaricano e possano rilasciare nuovamente quindi del neurotrasmettitore in una fase successiva. Ecco, per quello che si dice, siamo spompati allora, quando siamo spompati, perché le pompe nostre, pompe neuronali, sono un Sono po' così. totalmente a zero praticamente. Questo meccanismo di caricamento e scaricamento è proprio fondamentale per cercare di creare delle memorie. E infatti, cosa vuol dire? Cosa succede infatti nella nostra testa?
Partiamo intanto dal presupposto che di memorie ce ne sono di diversi tipi, diciamo, appunto, ne esistono veramente tantissime. Le due più conosciute sono quelle che vengono chiamate memoria a breve termine e memoria a lungo termine. Quelle che possiamo dire di memoria a breve termine, come dice il nome stesso, sono quelle memorie che possono in un qualche modo essere trattenute per, diciamo, brevi istanti. Quindi percepiamo un'informazione, la ricordiamo, ma subito dopo la dimentichiamo. Quelle a lungo termine invece sono quelle memorie che possiamo continuare a ripescare nuovamente anche dopo diversi anni. Cosa succede a livello dei neuroni però quando abbiamo, quindi creiamo una memoria a breve termine e una a lungo termine? Se mandiamo la presentazione, ho fatto un piccolo schema magari per spiegarlo velocemente. Non so se c'era già. Eccolo. Allora, in pratica, quindi, le palline sottostanti rappresentano dei neuroni. Ognuno di questi, come possiamo vedere, è collegato con un'altra palla in alto che rappresenta sempre un altro neurone. Quindi questa è una rete neuronale. In pratica, facciamo finta, quindi partiamo dalla memoria a breve termine. Cosa succede nei neuroni? Ok, immaginiamo che il compito che vogliamo fare è quello di ricordare il numero sottostante, quindi in questo caso il numero 5. La prima cosa che facciamo ovviamente è osservare, quindi percepire. Nel momento in cui il nostro cervello, ad esempio usando gli occhi, andiamo a guardare questo numero, lo percepiamo e quello che succede praticamente è che un neurone, per semplificare sempre in questo caso, magari sono più neuroni, si vanno ad attivare. Quindi si innesca quell'impulso, il neurone si attiva e quello che fa è rilasciare quindi del neurotrasmettitore a quello che è il neurone successivo. Nella fase successiva, quindi in questo caso stiamo immagazzinando l'informazione. Nel momento successivo poi facciamo finta che appunto ne copriamo il nostro numero e dobbiamo andare a digitare questo numero per esempio su una tastiera o qualcuno ci chiede allora qual è il numero che hai visto in quel momento. Nel momento in cui noi stiamo andando, quindi dobbiamo andare a recuperare quell'informazione che abbiamo percepito, nel nostro cervello si instaura un meccanismo che va, diciamo, per esclusione. Infatti, come ho già detto, il neurone si attiva e poi ha un momento in cui rimane disattivato. Il momento in cui rimane disattivato è esattamente il momento in cui si crea fondamentalmente la memoria. Quindi quando andiamo a ripescare il nostro ricordo, praticamente, andiamo a scansionare tutti i nostri neuroni, sempre detto in maniera appunto molto facile, e guardiamo, il primo è attivo, il terzo è attivo, il quarto è attivo, ok, il secondo non è attivo, quindi quello è il neurone che ha immagazzinato la mia informazione e da lì la vado a riestrapolare e sono in grado in questo caso di poter dire di nuovo l'informazione che ho registrato è il numero 5. Questo appunto è il tipo di memoria che viene detta a breve termine, perché infatti il neurone si è attivato solo una volta, dopodiché si è scaricato, ricordata l'informazione, il nostro neurone tornerà carico, quindi la sua situazione originaria, e praticamente potremmo anche benissimo dimenticarci di questa cosa, è quello che succede quindi nella memoria a breve termine. Se volessimo invece, diciamo, dare importanza a questa informazione e ricordarcela ancora di più e mantenere vivida questa informazione, bisogna seguire appunto il processo del famoso repetita iuvant, quindi ripetere in continuazione. Ripetendo in considerazione, quindi continuando a guardare il numero e continuando magari a ripeterlo, quindi continuare a dire numero 5, numero 5, numero 5, fa sì che quel neurone fa questo processo di caricarsi e scaricarsi in continuazione. Questa cosa fa sì che in pratica il legame che si viene a creare tra quel neurone e quelli successivi viene rafforzato. E quindi in pratica invece di fare delle vie secondarie per raggiungere l'obiettivo, è come se si creasse un'autostrada che crea una via preferenziale e quindi per noi è molto più facile praticamente andare a ripescare quell'informazione. E questa cosa può essere ripescata anche appunto dopo tanti anni e quindi appunto si crea quella che è la memoria a lungo termine. Tutto questo però, come ho già detto, riguarda quegli organismi che hanno sviluppato un sistema nervoso centrale. Ma anche per gli organismi che questo sistema nervoso centrale sembrano appunto non ce l'hanno, come nel caso delle piante, è la cosa straordinaria che è stata vista nel paper che ho trovato è che sembra che anche questi organismi in un qualche modo possano avere un procedimento meccanico che ricorda un po' quella che in questo caso è la nostra memoria a breve termine. In pratica quello che hanno visto è esattamente che le piante carnivore hanno un procedimento che appunto è assimilabile a questa cosa del fare la memoria a breve termine. Quello che hanno visto in pratica già 3 anni fa si erano accorti infatti che la classica pianta carnivora, questa è una Dionea, quindi che fa quei movimenti di chiusura e riapertura su questa sorta di fauci, diciamo, la cosa che avevano osservato è che in pratica questa ha dei peli sensibili all'interno.
Nel momento in cui viene toccato un pelo sensibile, apparentemente alla pianta non succede nulla. Se viene toccata invece una seconda volta, si innesca quel meccanismo di chiusura da parte della pianta. Ora, questo meccanismo appunto era stato soltanto osservato, ma solo adesso, quindi cioè in realtà nel 2020, è stato visto qual è il procedimento che avviene. In pratica hanno osservato che quando la pianta viene toccata per la prima volta, le cellule, diciamo, della pianta, diciamo, del pelo sensibile, rilasciano nelle cellule tutto intorno degli ioni calcio. Quindi in pratica nelle cellule circostanti si vengono ad accumulare quindi ioni calcio, che rimangono praticamente accumulati per 30 secondi. Se nei successivi 30 secondi viene toccato un'altra volta uno di questi peli sensibili, riparte un nuovo accumulo praticamente di calcio che poi innesca quel meccanismo di chiusura. Se invece in quei 30 secondi non succede nessun altro tipo di stimolo, quindi non vengono toccati nuovamente questi peli sensibili, il calcio che è stato accumulato viene in un qualche modo quindi riassorbito e la situazione ritorna praticamente a quella di partenza. Un meccanismo che appunto ci ricorda un pochettino questo caricarsi e scaricarsi da parte dei neuroni. E quindi appunto è fantastico vedere come anche nelle piante ci siano dei meccanismi che ci ricordano un po' quelli che sono i processi del nostro cervello. La cosa che vorrei sottolineare, stasera faccio un po' io la parte magari di Riccardo sulle fake news, è sempre cercare di un po' vedere, leggere bene le informazioni che abbiamo, perché infatti le testate giornalistiche, la testata giornalistica su cui ho inizialmente trovato questa notizia, la vendeva un pochettino come una capacità di queste piante di fare discriminazione. Parlava per esempio di capacità di discriminare un sasso da un moscerino. Ora, nel paper questa cosa assolutamente non c'è e bisogna fare un po' attenzione a discriminare quello che è un processo meccanico da un processo invece che è cognitivo. Perché infatti aprire e chiudere rilasciando calcio e diciamo, accumulandolo e rilasciandolo è un conto. Fare invece discriminazione vuol dire in un qualche modo avere un sistema sensoriale che magari un giorno dimostreranno avere queste piante, ma adesso non è stato dimostrato, invece quindi significa avere una sorta di ragionamento più complesso che in questo paper invece appunto non viene assolutamente dimostrato. In futuro magari verrà fatto. Diciamo che c'è un feedback abbastanza semplice per il momento, anche se complesso ovviamente nel meccanismo, ma non ha un'elaborazione da parte di un sistema neurale più complesso, che potrebbe anche esistere, di cellule che hanno comunque una funzione simile. Mentre nelle piante si è visto che comunque c'è un rallentato evento, essendo esseri viventi, essendo catene di cellule collegate in vari modi, queste informazioni passano e quindi una certa sensibilità la dimostrano, che assomiglia in qualche modo a alcuni aspetti, diciamo, della sensibilità di organismi animali anche più complessi. Sì, assolutamente. Però appunto fare discriminazione è un processo che richiede in un qualche modo un'azione molto più volontaria. Quindi, cioè, nel senso, se fare discriminazione in questo caso vorrebbe dire che se io metto un sasso, la pianta riconosce che quello è il sasso e allora non si chiude. Se metto un moscerino, invece, riconosco che è un moscerino e mi chiudo. Ma in realtà la spiegazione più semplice che si può dare a questo meccanismo è che se io metto un sasso, il sasso mi tocca sicuramente una volta i peli sensibili, ma poi sicuramente è difficile che il sasso si muova una seconda volta e quindi non attiverà quel processo di chiusura. Se io metto una mosca, invece, la mosca messa sopra una volta toccherà i peli sensibili ed essendo un organismo che si muove c'è più possibilità che ritocchi di nuovo il pelo sensibile e quindi faccia attivare quel meccanismo di chiusura. Però non dimostra che c'è una capacità di discriminazione delle piante, dimostra che questo sistema di apertura e chiusura meccanica funziona. Però appunto io dico, nel futuro magari sarà possibile. Probabilmente ci sono dei sassi che fanno eccezione, come i Rolling Stone che si muovono. Allora lì è possibile. Però diciamo le frontiere, abbiamo intervistato equivalenti esperti anche sul mondo delle piante, stiamo scoprendo interazioni che prima non si pensavano, che sono legate proprio anche al loro modo di vivere. In effetti hanno bisogno anche loro di interagire con sostegni, con situazioni attorno, con altre piante che hanno situazioni magari di rischio, di pericolo, c'è passaggio di comunicazione. Queste reazioni adesso le vediamo sulle carnivore perché si muovono visibilmente, come sulla mimosa, anche sensitiva, si è visto che mantiene una certa capacità, almeno hanno capito che mantiene la memoria, facendo cadere i vasetti praticamente delle mimose sensitive. E chiudono le foglie per l'urto facendoli cadere da bassa altezza, ovviamente a poco movimento, da quello che ho capito,
però facendolo più volte poi a un certo punto loro imparano anche dopo tanto tempo che devono magari non chiudere le foglie perché tanto quell'orto lì non corrisponde a niente di grave, ecco. E probabilmente hanno dei meccanismi anche perché in ambienti disturbati in natura verrebbero se no sollecitate continuamente a chiudere le foglie, hanno capacità di apprendere, quindi sarà interessante vedere dove queste informazioni sono organizzate, ma probabilmente sono meccanismi come quelli che hai indicato tu, solo in modo più primitivo, perché ricordiamo il neurone è una cellula che si è specializzata, ha estremizzato alcune cose che esistono fondamentalmente, probabilmente già in gran parte nella cellula base, tipo, ecco. Ma io non escludo appunto anche meccanismi più complessi, però sono a favore, come sempre, della giusta divulgazione cioè saranno delle giuste prove a sostegno, quindi poi sono ben accetta, anzi sarei felicissima di sapere che le piante nel futuro sono organismi che possono fare delle cose pazzesche, sarei felicissima di questa cosa, però appunto è giusto dimostrarlo con i giusti mezzi. Benissimo, grazie mille Gabriella, veramente veramente interessante. Ritorniamo anche nel finale delle piante che ci manca tanto, quindi cercheremo sempre di integrarlo anche perché è veramente una parte del micro mega mondo che abbiamo sempre sotto i nostri occhi, poi la vedremo anche di più perché le piante sono il cibo di farfalle e falene molto spesso, e oggi cara Gabriella con farfalle e falene ti saluto, andiamo a incontrarci con un amico che abbiamo già incontrato, abbiamo già presentato qui all'inizio della nostra serata, pomeriggio tardo, e che è collegato con noi dall'Olanda. Ricordo per chi non l'avesse visto o conosciuto prima, si chiama Bart Koppens. Bart è anche un amico, un appassionato, lui è molto seguito sui canali social, perché lui interpreta questo suo mondo fin da piccolo, questa sua passione in mille modi. È un grande esperto di falene e oggi ce l'abbiamo con noi, dovrò parlare in inglese con lui, quindi abbiate pazienza, cercheremo anche di tradurre qualcosa per coloro che non ci seguono, il nostro inglese è un po' più maccheronico, ma comunque spero che sia possibile seguirlo per tutti. Eccolo qua, Bart Koppen con noi. Allora, ciao, Bart. Thank you for inviting me. Buona serata, did I say it well? Thank you very much, buonasera, sì, buona serata, bravissimo. Goed, come si dice in olandese. I can tell you guys today what I've been occupying myself with. Well, I breed a lot of moths, but currently it's winter, so the amount of individuals I have is less than normal. But I have been looking into silk, especially the silk of Saturnidae. Okay, I just want to translate that you are just showing. Ci mostrerà delle falene, anche se inverno non è così facile poi averne, e ci parlerà soprattutto di seta e di falene che producono seta, per cui poi piacciono anche queste specie. Okay, I did it. So in here I have a container, and it contains a number of dead moths, but I've been breeding them myself. See, this is Samia ricini, the Eri silk moth. These ones are currently dead, but they are actually hybrids of the Eri silk moth with a species from the Philippines, Samia luzonica. They are a bit different. Un ibrido praticamente, c'è un ibrido tra la Samia ricini e la Samia luzonica, che sono specie che producono una seta che si chiama Eri, ha fatto vedere diversi individui che hanno finito il loro ciclo vitale. What is this, Bart? This is the hybrid one I created, a luzonica and ricini hybrid. As you can see, they're bigger than normal, and they have here the purple stripes here on their wings. See that? It's a little bit unusual. Ci sta facendo vedere l'ibrido che è un po' più grande del normale, con quei colori anche con le strisce. I see that you have on your shoulder also a very big moth there. Yeah. It's a beautiful Madagascar moth, I think. Also a silk moth. Of course, I am interested in the biology of wild silk moth and their conservation. But of course, when we say Saturnidae, most people will still associate them with silk. And of course, it is an important aspect because it is the highest cultural significance of these animals pertaining to our modern society and economy. It's, in fact, I think the Saturnidae silk industry is still pretty big and still sustains thousands of jobs, especially in developing. Sembra che appunto la seta è molto importante, queste specie sono ancora molto elevate, in particolare questa è Madagascar. Io I show you also a very sister species, that one Argema, this is Argema mimosa from Central Africa that is born in our museum. Yes. This moment, so you have the one from Madagascar that is bigger, mine is a small male.
But you should have also a male, very old male there, but still alive and very active. Eh? Yeah. They try to move a fly, they lose often the tail. I have a male here, but it still is broken. So I don't know if it wants to pair. It's trying to, it still has the strength to fly. Dice che appunto questa è una specie che non so se si può copiare perché dovrebbe riuscire a copiarla per avere le uova. And you know that it's very difficult species to pair, this one is not very easy. È una specie molto difficile da copiare questa. Well, can you tell us how to do just a simple information that make easier this? Well, here's the strange thing. Sometimes when you hand pair the male and the female of this species, they can pair in 1 or 2 minutes. But it depends on the individual. And I don't know what makes the difference, but if I buy, for example, 20 cocoons online, I will have 1 or 2 males who are very easy to hand pair. They hand pair, they pair with all the females. But some males, they refuse. And I think this is very strange, but it's almost like there is a neurological difference, maybe in their development, that makes some males very cooperative, and some refuse to be hand paired. Okay, lui dice che appunto è una specie molto difficile da copiare perché è un po' così a fortuna. Ci sono dei maschi che si accoppiano molto e gran parte degli altri maschi non lo fanno e non si capisce. È una specie di, dice che è una questione neurologica, forse dello sviluppo, un approccio diverso, però ancora non si è capito. In fact, I try often. Sometimes I got results, sometimes not. I didn't explain. People usually keep in the refrigerator. There's some specimens, especially the male, they say if the brain is cold, it doesn't think, and maybe they think with other part of the body, it works better. Maybe this works better for Atacus, other big moth, not for a gemma. Ho detto, ho detto che appunto molti allevatori tengono in frigorifero magari il maschio, gli raffreddano il cervello, uso un termine un po' brutale, ma in verità sono animali che, non, sì, che anche di, non naturalmente insomma, a bassa temperatura si fermano e così magari non pensano più con la testa e funzionano altre parti, stavo scherzando ovviamente, e l'accoppiamento avviene. So, is a technique that you use too also, where you refrigerate the moth? No, I don't refrigerate them. Is it possible for me to share my screen using this? You have to do the share screen. Okay, because I am now about to show you something. If you want to show me on the screen, you have to go to open the application, go to share, to yes. Talk to you. Okay, something happened. Let me see. Okay, I had it. We got it. I will show you because I actually made a video about this before about how to hand pair them. Let's see. Just remember that you have a very, very nice pages on YouTube. The people can visit it. Bart Copen is very easy to find it. Già ricordiamo che appunto c'è questa bellissima parte anche dei suoi video su YouTube, ne ha fatti tantissimi. Is it possible? Can you see this video? Yes, very well. Largest moths in the world. In this video, I hand pair them in 1 minute. Let me show you. It have a pyramid. Can you put a full screen? Also easy to hear. Here I have the male. Comet moth. Very straightforward. No, full screen is on the right. See the timer? What would happen if you put them together like this? Can you put the video on full screen? Yes. This is a bit difficult for me because I can't see what I'm doing. I have to look in the camera. But yeah. I think that you get the point, right? Yes. Okay. So you try to pair now. Sta cercando di accoppiare, mostrare l'accoppiamento in argemma mitri, che è una specie veramente molto difficile, interessa tantissimi che chi volesse eventualmente vedere. A sinistra c'è il maschio, a destra c'è la femmina. I try to explain to the people in Italian, the left the male and the right the female. I'm holding them together now. See, in 1 minute, 1 minute. No, this is not very romantic. Usually women expect to have a date first. You can't just... They're already pairing now. Moths, they don't have much courtesy. If they like each other, then they will just go for it, you know? See, it's already attached now. It's the same with moths. Yep, there you go. Wait for it.
You're not going to believe me, are you? It's very fast at this time. Results, yes, for themselves. And that's it. Hand paired. That's it. Now they are pairing. Don't believe me? This is how easy it can be. And look at this. See? Strange, huh? Male is attached to the female. So, Bart, I have a question for you. You are a true person, not the video. And so, I have a question. How old was the female? The male and the female, they were very fresh from the cocoon. But here is what I discovered. And to me, this is a total mystery. I have no explanation for this. But some males, especially the males, are very, very easy to hand pair with the females. And some males is impossible. And I don't know what is the difference. Okay, but what I think era molto, molto fresca, molto sono fatta da poco tutte e due, ma ripete, ribadisce, alcuni maschi si accoppiano facilmente, altri è quasi impossibile. I know there are people that spent a full day, 2 days just to try to, and at the end they got the success, but very seldom when they don't want to pair. Yeah. It happens to me too. For example, if I have a male who do not want to pair, impossible. What I do is I buy many cocoons, like 20 or 30 cocoons. And from these cocoons, there will be a handful of males. Okay. Abbiamo easy to work with. And I don't have a scientific explanation for why, but it's very mysterious to me. Okay. We just lost your voice for a second, but we understood what you said. Okay, so I want to show Bart here. I have something else also with me because we promised to speak about moth. Do you recognize this moth? Yes, Anteria polyphemus, right? Yes, yes. This is a beautiful moth that you can recognize also for a very beautiful. Nice. This one is our male of Anteria. Oh, okay. Just. Is American species, but it's not usual to see in this season. È una specie americana, praticamente, hai fatto vedere, non so, la connessione di Bart. You hatch them in winter. For me, it's really... I maschi sono anche molto attivi, peraltro è anche difficile tenere così dal vivo, ve li faccio vedere, sono bellissimi. Qualcuno è finito sopra subito a svolazzarmi addosso. E lo lasciamo libero lì. Okay, I just explained they're very active because they are male, and usually male are more active than female. Eh? Yeah. Here's something interesting I can show you too, because what I have here are the silk products from the moths I showed before, these dead ones. These are Saturnidae, and here I have, for example, a hat made of the silk of this species. Allora, vedere praticamente quelle balene che abbiamo visto prima, quella producono una seta che si chiama Eri, e qui ci fa vedere un berretto, very nice, Bart, un berretto fatto completamente di seta della falena Eri. Now I look like I can work at the Starbucks. So, ta-da. This is all a real silk from Sami Arissini. I imported all the way from India, so it was in the mail for a month. Here, this are cocoon cakes, the flattened cocoons of Sami Arissini. Lì ci sono dei bozzoli praticamente appiattiti, li mandano così, di Sami Arissini, che sarebbe appunto questa che produce la seta Eri, e lì fa vedere che attorno al collo si è messo anche la matassa di questa seta, molto particolare. Can you show us the flat cocoons? Can you show us this? These are actually produced in India. Here it has a label. It is from Meghalaya, India. I don't know what place it is. Doesn't matter. It's a local product. India is actually the place where the cultivation of Sami Arissini begins, the domestication. I think it's, I don't know how many years ago. They're not as domesticated as Bombyx mori. I think the domestication of Bombyx mori begins about 2,000-3,000 years ago,
Sami Resini is more recent, I think. There's a big discussion, but I think Bart, Bart ci diceva appunto che è una specie che è stata domesticata in India per produrre seta, e dice che è più recente. I have other information about this species. Maybe it's useful for you too. Maybe it's Sami Resini or similar species are the Saturni, they are older than silkworm. They are cultivated for more time, but maybe they found something with 4,000 year old that was realized with wild silk from Bombyx mori. It's more recent too. You said correctly that 2,000, 3,000 year maybe Bombyx mori or Bombyx mandarina was the ancestor, of course, in China. Naturalmente ha detto correttamente che c'è questa età, diciamo 2-3 mila anni, che si distribuisce all'inizio della filatura del bacco da seta, invece quello classico. Do you have also silkworm there? Because here is apple is and this is the original silkworm, but of course these are not the Saturnidae. But if you buy like silk in the store, it's most of the time from this worm. Of course, this is the biggest one. Sami Resini is I think more rare. It's still popular in India. But these silkworms, the Bombyx mori, queste sono larve di bacco da seta, che non è una famiglia di Saturnidi, sono bombicidi, però questo è il vero, diciamo, bacco da seta, ma sono molte specie, come abbiamo visto anche quell'altra, che sono utilizzate per produrre seta. Sapete, adesso non ha detto Bart, ma lo dico io, la differenza poi è che la seta del bacco si può filare, mentre le altre si possono cardare perché il filo non si riesce a districare come quello del bacco da seta. Quindi il grande vantaggio della seta di questi bacchi è proprio questo. Very nice, Bart. Very nice, very nice. So what do you want to do now with the silkworm? Do you want to breed more and make another cat? Well, my goal is mainly just to make a woof, my hair. Oopsie doopsie. It's because of that. Yeah, I like the silkworm. My goal is really to make educational content with them, of course, on YouTube and my website and stuff like that. I don't know if I'm going to use the silk for actual production of products. Probably not. But of course, what I find interesting is also the cultural significance of moths, because of course I like moths because I like nature, and so do you. We have a background in biology, but it's more difficult to explain to average people why are moths important. And if you can show them, well, some are important for the economy, they understand. So that's why silk is interesting to me, because it has a relevance to our society. It still gives many people a job. I went to Cambodia, but also places like India. Many people are still working, making money. So in very short, Bart ha detto che praticamente gli sta interessando molto questo aspetto della produzione dell'industria della seta, delle varie specie. E quando si visita anche i paesi in sud-est asiatico si vedono queste coltivazioni, e proprio questa relazione con l'uomo, con l'allevamento della seta, con la produzione di seta, l'allevamento di queste specie, lo sta interessando anche cercare le origini e le tradizioni. Bart, there's a friend for your friend may be connected. Aha, and it's from Holland. Hello there. Yes, it must be somebody from my YouTube. Okay, we greet him also, and we welcome him, and that's another. Oh, you have a very special caterpillar, and it's not very easy to see. Sì. Questo è un bruco veramente difficile da vedere, guardatelo bene, perché non è negli allevamenti, nei nostri almeno non è così facile, ma è una specie che sta girando un po' tra gli allevatori. What species did I didn't say the species? It's a moon moth from China, Axios dubernardi. So it's one of the best species to breed in winter. For me in winter, I always have a little break from breeding, but I always do these because they like the cold temperature. So now it's perfect, the climate. And they like pine tree, it's evergreen. In winter, many of the trees, they don't have leaf for my breeding, but pine tree is no problem. Allora, questa è una moon moth, quindi una falena luna, la falena cometa della luna, viene dalla Cina, viene dallo Yunnan, poi altre zone limitrofe. Si chiama Actes dubernardi, e cresce bene d'inverno questa, perché lo sta allevando adesso, e si nutre di aghi di pino. Is in some regard a relative of the European Gracie Isabelle that also feed on pine tree? Yes, but this is interesting, but I think feeding on pine tree is the an ancestral trait for moon moths, because Graelsia Isabella is a very primitive relict species.
And during the Ice Age, the continent of Europe was covered with the sheets of ice. And many trees and plants have to retreat in what's called glacial refugia. Around the Mediterranean Sea, they retreat in small areas where there was no ice. And stuff like pine tree, since the Ice Age, retreat in this area. But after this, the climate, it warms up, and the trees who are adapted to the colder climate, they ascend in altitude because it's cooler. And since that time, really, species like the Graelska, Spanish moon moth, have been locked in there since the Ice Age. They're basically like in a refugia. And I think their ancestors were also pine feeding. Ok, dice che la Graelska Isabella, che è una specie di falena della luna, con le code, bellissima, che vive in Europa, con la costa sud francese, spagnola, portoghese, eccetera, e poi adesso l'hanno portata anche in altre zone, si nutre di foglie di pino anche lei, dalla forma un po' ancestrale di questa famiglia di falene. Dice che era una famiglia che si era molto probabilmente diffusa anche durante il periodo glaciale e poi con il ritiro dei ghiacci e sono rifugiate più in alto dove fa più fresco, in montagna. So, do you think that these species can be affected by the green, by the greenhouse effect, the increase in temperature? You mean the change of climate, maybe, or? Yeah. Well, it depends how the warming of the climate will affect the ecosystem of things like the Alps, the Pyrenees. I think these places are maybe a little bit more stable because they are higher altitude. I think, of course, global warming will affect all the habitats. But, of course, because the high altitude, it has a cooling effect. And the habitat of species like Graelska has been stable since the Ice Age. I think there will be a small effect, but maybe less than in the lowland in Spain. For example, climate change is very bad in Spain. But especially in the low area, because there's a desertification. Ok, and, dice Martin, non è molto preoccupato, ovviamente, ma ci sono ovviamente cambiamenti. So, maybe we see Grace as a base in the future in Holland, growing normally. See the climate change and the warm up. You have it behind me. Ok, Martin, we finish our time. Thank you very much to participate to our live. If you have some news about moth and we have fantastic words and new experience, please let us know that we invite you again. And please greet all of us. This spring I will have many species. I have 600 cocoons. So. Okay. We wait the springtime. We wait you bring the springtime here too. We need it. The Italian owl moth, the Acanto brahmania. It's Italian. Yeah, it's very early. So just we call Riccardo that knows about the species. You hear that? Le ha chiesto praticamente della canto bromelia. L'hai sentito, ma dico perché ti ascolta. È una specie localizzata principalmente nel vulture e poco a poco attorno, insomma, anche qualche segnalazione, ma più lontana c'è stata al sud Italia. Ed è una specie molto precoce. Diciamo che a febbraio-marzo potrebbe già uscire. I think February-March is already out. February, I don't know, but March-April, marzo-aprile sicuramente. Yeah, I have the pupa here, so. Okay. You're just waiting to emerge. You put them in outside or in the refrigerator? Yes. But since it's Italian stream, it would be perfect to show you, right? Okay. Endemic to Italy. Fantastic. Okay, thank you very much, Bart. Tot ziens. Do it. Ok. Eccoci qua, Riccardo, è il tuo momento. Oggi porti un argomento, dopo che Bart ci ha fatto vedere delle cose bellissime, porti un argomento che a me sta molto a cuore, ci parla di cervi volanti, e ti lascio perché il cervo volante è veramente affascinante, affascina tutti quanti fin da bimbi, questo animale con queste mandibole immense. Infatti è per quello che ho deciso di parlarne, perché ho pensato che non ne avevamo mai o meglio, ne avevamo parlato un po' di qua, un po' di là, però non avevamo mai dedicato un intervento intero a lui, e alla fine se lo merita, insomma, quindi ecco, se vuoi guarda, condividere subito la presentazione, guarda, iniziamo subito, ho voluto far iniziare la presentazione con un disegno di un collega e amico che è Niccolò Falchi, che avevamo presentato quest'estate, perché lui è un disegnatore scientifico,
e si era figurato in questa illustrazione come cervo volante e diciamo così un ibrido, diciamo così, a metà una chimera, a metà tra essere umano. No, e approfitto magari se possiamo anche sentirlo per averlo con noi in diretta insieme anche con May. Certo. Con Maurizio, che anche lui è un grande disegnatore, magari portare una puntata, perché sto lavorando anche per febbraio, lo dico per gli appassionati, per portarvi un bellissimo momento anche oltre con Riccardo e con Gabriella, anche con l'acquarello nel disegno naturalistico e con lo scofari stagione, con anche delle persone importanti che sono maestri, che ci racconteranno dei segreti di come si vede la natura, si guarda e la si disegna. Ecco, quindi, e devo dire, hanno tutta la mia invidia, perché io mi piacerebbe saper disegnare, ma non ho mai imparato bene, per cui... E allora questo è il momento buono per cominciare, anche guardando comunque loro, perché ognuno fa anche quel, tu fai benissimo tantissime cose, e sono sicuro che magari loro guardano a te con la stessa invidia per quello che fai. No, non credo, però vabbè. Invidia buona, ovviamente, un'invidia buona. No? Sì, beh, certo, sempre. Con molta ammirazione, devo dire. Comunque, vabbè, insomma, dicevamo, cervo volante, che vabbè, qua era, diciamo, una raffigurazione appunto di artistica, ecco, però ci introduce alla caratteristica principale che tutti conosciamo del cervo volante, ovvero le cosiddette corna, che sono poi le mandibole. Ecco, ma prima di, diciamo così, di parlare delle caratteristiche, diciamo, più particolari, volevo parlarvi proprio della specie in generale. Quindi il cervo volante, tutti lo conoscono appunto con questo nome o col nome scientifico che è Lucanus cervus, e poi vedremo che ci sono anche diverse sottospecie, e però una delle caratteristiche, diciamo, che è ancora meglio conosciuta, diciamo così, oltre alle cosiddette corna, è quella del dimorfismo sessuale, ovvero della presenza di differenze molto evidenti nella morfologia tra il maschio e la femmina. Infatti a sinistra vediamo un maschio e a destra vediamo una femmina, e la differenza è assolutamente evidente. Oltre alle differenze del corpo e anche delle zampe, che sono meno facili da vedere, la differenza che salta subito all'occhio è il fatto che i maschi hanno queste grandi mandibole che usano per combattere tra di loro, e quindi che usano appunto come competizione sessuale, e invece la femmina ha delle mandibole molto più piccole, che all'apparenza potrebbero sembrare più insignificanti, ma io l'ho provato sulle mie dita e vi posso assicurare che il maschio ha una forza che è molto relativa nelle mandibole, la femmina invece è veramente di una potenza impressionante, e infatti usa le mandibole per incidere il legno e deporre appunto le uova. Quindi è assolutamente... è una specie di trancino praticamente, perché sì, è veramente molto potente la mandibola della femmina del cervo volante. E infatti possiamo dire anche che, Riccardo, che poi vale anche per altri lucanidi, le femmine spesso non sono come il maschio che si nutre di liquido, ma la femmina potrebbe essere anche un predatore di altri insetti, di larve soprattutto, perché in cerca di proteine anche lei. Beh, questo non te lo so dire, devo dire la verità, però sì, cioè, sicuramente il maschio e anche la femmina si nutrono di sostanze zuccherine che sgorgano per esempio dalle ferite delle piante o dai frutti maturi, che se si nutrono anche di larve non te lo so dire, devo dire la verità. Sì, sì, è una caratteristica che non si conosce molto, cioè, pensi che poi molte larve di lucanidi emettono anche ultrasuoni per farsi riconoscere e non farsi mangiare. Sì, quello l'avevo letto in effetti, ma non, le larve di lucanidi, vedremo dopo, hanno anche altre, diciamo così, cose abbastanza peculiari, però dopo lo vedremo, ecco. Però questo era per introdurre un po' chi è il cervo volante, cos'è questo dimorfismo sessuale, e vedremo adesso nella prossima diapositiva che non solo ci sono i maschi che sono diversi dalle femmine, ma ci sono anche maschi e maschi. Adesso in queste altre due foto, quella, diciamo, a destra, quella a sinistra, scusate, è, che vi sto indicando, è scattata in Grecia, l'ho scattata alle Meteore, invece quella di destra è dell'Appennino Emiliano, vediamo due maschi che hanno le mandibole molto molto diverse, ovvero quello di sinistra ce l'ha molto sviluppata e quello di destra invece sono molto più corte. Queste due forme vengono denominate in modo diverso, infatti questo diciamo di destra era stato anche descritto a suo tempo come una forma diversa, che veniva chiamata forma capreolus, in cui appunto le mandibole erano più piccole, e invece il maschio di sinistra veniva denominato anche telodonte perché aveva appunto queste mandibole. In realtà è
semplice variabilità, quindi ci sono anche nella stessa popolazione delle forme, diciamo così, con le mandibole piccole e delle forme con le mandibole grandi. Ma è molto importante questa differenza appunto per la competizione sessuale, perché i maschi più grossi avranno le mandibole anche in proporzione molto più grosse, quindi avranno anche un successo maggiore dal punto di vista dei combattimenti tra di loro, ovviamente. Ma tu parlavi delle larve prima, e quindi andiamo a vedere appunto la larva del cervo volante, che è la classica, diciamo, larva di scarabeide, potrebbe essere confusa abbastanza facilmente con quella di altri scarabeidi, come per esempio le cetonie o lo scarabeo rinoceronte, ma gli specialisti sanno riconoscerle perché hanno alcuni particolari, per esempio la colorazione della testa, oppure queste piccole macchioline lungo, diciamo così, il fianco della larva, che riescono, diciamo così, a identificarla abbastanza sicuramente, se non come una larva di Lucanus cervus, come una larva di Lucanide. E visto che da noi Lucanus cervus è l'unico, o quasi, come vedremo dopo, di quelle dimensioni, è abbastanza, diciamo, facile identificarla. Poi devo dire che trovare la larva di Lucanus cervus non è proprio così facile come trovare un altro scarabeo, non so, il pentodo puntatus o il maggiolini o piccole specie anche di melolontini, o soprattutto l'arda di cetonini nelle compostiere, che è facile riconoscere perché se le mettete con la schiena in giù, si vede che loro si girano, quando si muovono si girano sulla schiena e vanno via muovendo questi movimenti strani, ma se non utilizzando le zampe le tengono in alto, quindi le riconoscete subito. Poi anche la capsula cefalica ha dimensioni totalmente diverse. Infatti, diciamo, non l'ho detto, però diciamolo pure, che se trovate delle larve di scarabeidi, per esempio, in un vaso di fiori oppure nella compostiera in giardino, molto molto probabilmente sono delle larve o di cetonie oppure delle larve anche di pentodon, che è un dinastine, un altro coleottero simile appunto allo scarabeo rinoceronte. Ma le larve di cervo volante si trovano proprio nel legno, quindi non si trovano nelle compostiere o nei vasi di fiori, almeno non di solito, ecco. Vi ho voluto riportare, oltre alla larva, anche il ciclo biologico, e siccome a me piacciono molto le illustrazioni storiche, vi ho portato un'illustrazione, appunto, che è disponibile gratuitamente su internet, ovviamente, di un libro che tu, Enzo, conoscerai di sicuro, che è il libro del Reiter, che è un famosissimo testo sui coleotteri, che è storico, e che però secondo me ha delle illustrazioni bellissime, quindi vi ho voluto riportare questa tavola biologico. Veramente famosa, poi veramente straordinaria. Esatto, e anche in questo caso si vede molto bene il dimorfismo tra il maschio e la femmina, e soprattutto si vede bene come è fatta anche la pupa, vedete, che ha questo bozzolo che è di legno e di terra, che sono cementati tra loro, e poi dal bozzolo ovviamente esce l'adulto. Quello che fa partire poi di questi grandi scarabei e anche di dinastini, in effetti, quando hanno queste mandibole o corna, soprattutto negli scarabei, sono proprio che queste sono già preformate nella pupa, che è una specie di scultura di quello che sarà poi l'adulto. È bellissimo. Anzi, ci sono, io non li ho riportati per motivi di copyright, ma se volete andare a vedere, ci sono dei video su YouTube, per esempio, non magari del Lucanus cervus, ma di altri coleotteri, e si vede molto molto bene nella pupa, man mano che, diciamo, la pupa va avanti con lo sviluppo, le corna e il, diciamo così, in generale anche l'elitre, tutto il corpo diventa più scuro, si sclerifica, ovvero viene accumulata, diciamo così, delle sostanze che lo rendono più resistente e più scuro, e si vede molto bene come proprio procede lo sviluppo. Ecco, ma andiamo a vedere anche un po' com'è la situazione del cervo volante, diciamo così, in Europa, dove si trova. Allora, praticamente dappertutto. Dico praticamente perché ovviamente non c'è molto a nord, ma perché molto a nord non ci sono più le condizioni, diciamo così, per la sua sopravvivenza, ovvero la presenza di grandi boschi, soprattutto di querce, è un clima adatto, ma in tutto il centro Europa e il sud Europa è presente praticamente dovunque. E sono presenti due sottospecie, quella, diciamo, che viene chiamata nominale, che è quella che c'è anche in Italia, quindi Lucanus cervus cervus, e poi la sottospecie turcicus, che invece è presente nei Balcani e poi anche in Turchia, ma ovviamente non è nella mappa perché non è in Europa. Le dimensioni del turcicus sono simili al cervus delle nostre parti, diciamo, italiane? Sì, sono simili, spesso hanno queste...
queste mandibole, cioè molto spesso vengono, si vedono dei maschi con delle mandibole particolarmente sviluppate, ma in realtà non è quella la differenza, sono delle piccole differenze morfologiche che conoscono gli specialisti e che diciamo non sono apprezzabili se uno non vede veramente anche delle serie lunghe, per esempio di esemplari, quindi non le ho riportate in questo caso, però anche essendo una sottospecie, anche in base alla provenienza si può diciamo sapere se appartiene a una sottospecie o un'altra. E l'habitat... L'animale si trova comunque diffuso che in Turchia, Siria, fine Israele, soprattutto quella zona lì, con delle anche esemplari giganteschi, peraltro. Sì, 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 infatti c'è anche in Siria, anche in Libano anche in Libano e in Iran, direi, però in Libano sicuramente, non mi ricordo se è una cosa interessante, ho visto esemplari, noi ne abbiamo qui nella nostra collezione nel museo, un esemplare quasi 10 centimetri, che è notevole, sì. E proprio di quelle zone che sono, c'è una storia dietro ovviamente, adesso è difficile andare per le situazioni che sono anche di guerra, tensioni, eccetera. Ma quella cosa interessante è che hanno dimensioni che sono veramente anche maggiori delle specie tropicali. Qui non è una specie tropicale, e questo animale diventa veramente gigantesco alle nostre latitudini. Ecco. Sì, ecco, infatti non l'ho detto, ma in realtà poi lo dirò nella prossima diapositiva, è il coleottero più grande che abbiamo in Europa, perché appunto alcuni esemplari arrivano anche in Europa ai 10 centimetri, ed è in assoluto il coleottero più grande, non le femmine chiaramente, ma i maschi sì, e il suo habitat tipico è questo è un boschetto in Emilia, dove io lo trovo, lo vado a fotografare regolarmente, e il suo habitat è questo, sono dei boschi, principalmente boschi di querce, vecchi, ma non necessariamente con alberi monumentali, quindi diciamo boschi comunque che hanno una storia, ma non diciamo con delle piante necessariamente molto grandi, e questo è importante perché lo sviluppo del Lucanus richiede dai 3 ai 6 anni, e ovviamente con uno sviluppo così lungo, se la foresta è molto disturbata oppure se è usata diciamo così come ceduo, quindi gli alberi vengono tagliati, è improbabile che si accumuli materia diciamo organica, quindi legna a sufficienza, che rimanga lì abbastanza tempo per poter consentire al Lucanus di completare. Allora, siamo online e ci fanno delle domande, una subito te la giro, Marichela Mazzanti poi dice ma non si possono allevare? Beh, allora, teoricamente sì. Si possono allevare, no? Allora, non si possono allevare perché, lo dirò dopo, alla fine della presentazione, Lucanus cervus è una specie inserita nella direttiva Habitat allegato 2, quindi essendo una specie protetta ne è vietata ovviamente la cattura, ma anche la detenzione e quindi anche l'allevamento, quindi no, non si può allevare purtroppo, però ci sono tante altre specie di lucanidi. Se ne allevi uno turco allora cambia. Ah beh, se ne allevi uno turco non te lo so dire, però stavo per dire, se uno vuole allevare dei lucanidi, ci sono delle specie tropicali o delle specie comunque diciamo di altri climi, ecco, che oltre ad avere il vantaggio che hanno uno sviluppo un po' più breve, quindi uno ha la soddisfazione di vedere il coleottero uscire dopo un po' meno di 6 anni, diciamo, non sono protette e sono anche commerciate appunto normalmente come animali, diciamo così, appunto da compagnia, da allevamento. Quindi se uno vuole allevare un lucanide comunque può farlo, ci sono tante altre specie. Posso dire che però stiamo parlando di delle protezioni che vengono fatte eccedendo, anche quelle nel caso lucano, perché sono specie panoramiche, simboliche dell'ambiente, eccetera, e perché si tende a eccedere per riuscire a proteggere degli habitat, degli ambienti, ma in verità il Lucanus cervus è una specie comune, non è certo problematico questo fatto. Voglio farti vedere anche questa domanda, dice Betty Chirou, adesso non so se adesso vedo anche l'immagine, insomma, un po' così, con una specie di drago o qualcosa del genere, non riesco a capire. Sono una grande appassionata di scarabeo e coleotteri grandi. Potete un giorno parlare anche di coleotteri giraffa? Mi mette grande curiosità, di cui trovo poco materiale. Io conosco qualche coleottero che ha nome giraffa, qualche lucanide anche. Però sinceramente non so a cosa si riferisce. Sì, in effetti io neanche io ho mai sentito il nome comune coleotteri giraffa, però se la nostra amica ci dice il nome scientifico più o meno, possiamo sicuramente parlarli in una delle prossime dirette, sì.
Ecco, ti lascio continuare quindi con la tua spiegazione. No, ma in realtà volevo proprio arrivare al punto in cui diciamo così, avevi un pochino cominciato ad approfondire tu, perché appunto con questa foto di un habitat bello per Lucanus cervus volevo parlare un po' anche della sua conservazione. Appunto, è protetto, ormai l'abbiamo detto, dalla direttiva Habitat allegato 2, quindi è vietato ovviamente la raccolta, la cattura e quant'altro, volevo specificare appunto perché, come hai detto tu, e torniamo indietro a questa mappa, il Lucanus è protetto in Europa perché in Inghilterra, in Svezia e in altre, diciamo, zone del nord Europa, il Lucanus cervus già è al limite dell'areale, quindi già era raro, diciamo, un tempo, perché diciamo così, che era al limite, diciamo, delle condizioni che sono congeniali alla sua sopravvivenza. Ecco, quindi già era raro. Dopodiché, ovviamente, l'uomo ha messo del suo e grazie, o meglio, a causa della distruzione dell'habitat e soprattutto del taglio dei boschi e delle querce, adesso Lucanus è quasi estinto, sia in diciamo così, sia in Svezia che in Inghilterra, o diciamo, se non quasi estinto, è estremamente raro. Situazione opposta in Sud Europa. Da noi, per esempio, in Centro Italia o in Nord Italia ancora di più, e nei Balcani, il Lucanus cervus è una specie comunissima e ve lo posso testimoniare, se ne possono vedere a decine volare al crepuscolo di sera. E questo però, diciamo così, che ci fa capire anche un'altra cosa. Ha senso proteggere il Lucanus cervus anche perché, come hai detto tu, è una specie, oltre che una specie bandiera, per cui è una specie che è carismatica, è bella, è grande e quindi attrae diciamo, l'attenzione del grande pubblico, è una specie che è inserita all'interno di una comunità ecologica, è inserita all'interno di un habitat che è molto importante, che è appunto l'habitat delle foreste di latifoglie, delle foreste di quercia antiche, ben tenute, e non ben tenute nel senso tenute pulite, ma tenute in un modo che sia diciamo favorevole alla biodiversità. E questi habitat sono, oltre che del nostro Lucanus, che vediamo qui in questa foto al crepuscolo che comincia a ispezionare i tronchi, sempre foto scattata in Emilia, è habitat anche di altri coleotteri sempre protetti ed estremamente importanti per l'ecologia in generale, e con ecologia intendo proprio con l'economia del bosco e del bosco di latifoglie soprattutto, perché sono insetti che digeriscono il legno morto grazie a dei batteri, insomma adesso non vogliamo divagare troppo, ma comunque contribuiscono al riciclo del legno morto, della materia morta, e sono importantissimi anche per tutta quella comunità di collemboli, piccoli insetti che poi andranno ulteriormente a processare il legno, e anche per gli insetti più grandi, quindi per i predatori e per i micromammiferi, gli uccelli che poi mangeranno questi insetti che mangiano il legno. Quindi sono fondamentali per tutta la catena alimentare, per l'ecologia di questi habitat. E sto parlando di, ovviamente, dei coleotteri saproxilici in generale. Ho messo qua tre esempi, ma perché sono alcuni che conosciamo tutti e che sono molto, molto anche questi carismatici. Vediamo lo scarabeo rinoceronte in alto a sinistra, lo smoderma eremita in basso, e a destra il Cerambix cerdo, che è il cerambice della quercia, anche lui regato appunto a questi grandi boschi. Ci chiede anche Pedro De Piga, io non l'ho visto, non è presente che in Sardegna il Lucanus cervus? Il Lucanus cervus non è presente in Sardegna, però c'è un altro suo cugino di cui appunto andrei a parlare nella prossima slide. Salutiamo Cesare ovviamente nel frattempo. Ti faccio vedere anche velocemente, che poi concludiamo, ti faccio vedere anche vediamo se riesco anch'io a fare una condivisione. Ah, ma c'è già la tua forse, no? Volevo far vedere quel coleottero che è il curculione del Madagascar, che è Betty Q si riferiva. Con la testa molto, molto... Volevo vedere alla fine, se ho un po' di tempo, perché abbiamo finito il tempo purtroppo. Sì, ma ne parleremo una prossima volta. Ecco, proprio ultima slide, perché abbiamo parlato tanto del Lucanus cervus, ma noi siamo in Italia, Lucanus cervus abbiamo visto che c'è al nord e al centro,
Ma non dimentichiamoci che c'è anche il Sud Italia. E in Sud Italia cosa c'è? C'è il Lucanus tetraodon, che è un'altra specie. È un'altra specie che, diciamo, in tutto e per tutto rimpiazza il Lucanus cervus come funzione ecologica, potremmo dire. Ovvero, diciamo così, che anche lui ha ovviamente le stesse funzioni del Lucanus e le stesse caratteristiche. È una specie molto simile, che appunto vive però in ambienti più mediterranei. E in Italia c'è soprattutto al centro e al sud. Ma, e questa è una foto, diciamo, di un amico del Forum Entomologi Italiani, Danilo Baratelli, che l'ha fotografata a in provincia di Varese. Allora voi direte, ma come? Ci hai detto che è una specie mediterranea... Cosa ci fa Varese? Non si sa perché c'è una popolazione di Lucanus tetraodon che è stata scoperta dall'amico e collega Ziglioli, appunto nella zona, diciamo, del parco del Ticino, e non si sa come ci sia arrivata. Potrebbe essere arrivata naturalmente o potrebbe anche essere stata portata, non si sa. E però, visto che vi ho detto come che è molto simile Lucanus tetraodon, volevo anche insegnarvi un attimino a distinguerlo. Allora, il Lucanus tetraodon si distingue facilissimo dal Lucanus cervus perché il dente, il primo dente che si trova nelle mandibole del maschio, vedete, nel Lucanus tetraodon che è a destra, è posto nella prima metà delle mandibole, come dice la freccia, invece nel Lucanus cervus, vedete, è dopo la metà delle mandibole. E quindi è molto facile distinguerli. Allora, chiamo anche Gabriella. Ultima cosa, scusate, se volete segnalare la presenza del Lucanus cervus nella vostra zona, potete andare sul progetto Life Oak Forest oppure nell'applicazione di Innat e appunto contribuire alla protezione di questa specie. Ecco, saluto anche Elvira che ci manda anche lei l'informazione che c'è in Calabria, hanno solo il tetraodon. Benissimo, e poi c'è anche qui dall'Umbria, appunto, Riccardo Matteo, ci fa piacere anche salutarlo dall'Umbria, e vediamo che si allarga anche la platea di chi ci segue in diretta, e ci fa molto piacere, oltre a quelli che ci seguiranno, poi faranno magari i loro commenti. Posso approfittare anche, se ci aspettano gli amici del Solo Vivente, un secondo solo, per salutare voi, ovviamente, gli ascoltatori, ma anche invitarli, se hanno storie, hanno delle riprese, o delle immagini, dei piccoli video, di mandarceli, condividere, magari li possiamo invitare anche a commentarli insieme nella nostra diretta, e possiamo aprire anche questo piccolo spazio per qualche minuto e far vedere qualche piccola storia. Non dovete raccontarci cose scoperte, sensazionali, ma già anche delle esperienze che vi hanno emozionato, piccoli momenti, perché per noi valgono tantissimo, anche se sono specie comuni. Avete visto l'altra volta, abbiamo mostrato delle foto meravigliose di specie che potremmo vedere tutti, ma come le ha viste quel fotografo ungherese che abbiamo, appunto, di cui abbiamo parlato, non ce l'ha fatta mai vedere nessuno. Quindi siamo curiosi di vedere come vedete voi la natura, cosa vedono i nostri naturalisti, i nostri amici. Mandateci dei piccoli video, delle cose, li facciamo vedere, se sono curiosi, o addirittura potremmo anche invitarvi a parlarvene. Grazie Gabriella, grazie Riccardo, grazie a tutti. Adesso faccio spegnere qui la presentazione, siamo un po' in ritardo, ma comunque ne valeva la pena. Bellissima puntata. La prossima puntata, ricordo, ci sarà sulla parte naturalistica Ardenghi, Alvise, che ci porterà nel mondo dei terafosi, dei ragni giganti. Lui ha una collezione pazzesca e poi li alleva, li studia, è un disegnatore bravissimo, e lo annuncio così, e quindi avremo anche un po' di anticipo su quello che accade mercoledì prossimo. Intanto saluto anche voi. Grazie, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Grazie, ciao ciao. Benissimo, grazie a tutti. Allora, eccomi qua, siamo qui con continuare il nostro spazio con il Suolo Vivente. Saluto Francesco Taschia. Ciao Francesco, grazie per la pazienza. Ciao. Spero ti siano piaciute anche le immagini, un po' di natura straordinaria. Molto, 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 molto. Grazie, oggi, grazie di farmi condividere queste bellissime esperienze. Con noi c'è anche Andrea Fasolo, molto più scuro di te, vedo anche se per illuminazione ritiene. È un po' dark, Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao Andrea. Allora, hai l'audio disattivato, Andrea. Ok, adesso mi sentite? Adesso ti sentiamo. Molto benvenuto alla diretta. Sì. Siamo qui tutti anche ad aspettare questo tuo momento, che ci parli di una cosa bellissima che richiede una forte qualità anche intellettuale nella sua applicazione, quindi ci piace ancora di più perché risolvere i problemi dell'agricoltura usando il cervello è la cosa migliore per dare un futuro all'agricoltura al pianeta. Bisogna per forza, bisogna far lavorare di più il cervello e magari un po' meno le macchine, un po' meno i trattori. Costa meno, inquina meno e rende molto di più. Fantastico, fantastico.
Allora, vediamo se io devo interrompere la condivisione, sì. E poi tu mi hai mandato anche qualcosa da far vedere, vuoi che la carichi io o la fai vedere tu? Beh, se vuoi provare a caricarla tu, visto che le altre volte avevamo fatto un po' di fatica. Benissimo, benissimo, ci penso io, allora la faccio subito, così siamo tutti insieme con te a vedere cosa ci hai portato. Perfetto. E intanto, allora, era così per ricapitolare, abbiamo visto... le volte scorse avevamo visto prima di Natale tutte le dinamiche del ciclo dell'acqua, come vengono gestite da questi approcci nuovi che abbiamo al suolo. Abbiamo visto poi con Francesco Daschio com'è possibile, come può essere importante l'erosione del suolo quando viene lasciato nudo, quando viene lasciato scoperto. Abbiamo visto la settimana scorsa invece quanto sia possibile ed efficace con una intensificazione delle colture, quindi con una grande densità di colture, mantenere coperto il suolo, proteggerlo e nel frattempo anche coltivare, quindi avere anche un reddito. Questa settimana io vi farò vedere un approccio diverso alla copertura del suolo e quindi con le colture di copertura, che sono lo strumento principe, se vuoi passare alla slide successiva, sono lo strumento principe che può rispondere, per rispondere a questa domanda. Intanto se sia possibile ripristinare la terra, la fertilità della terra, e poi in che modo. E senz'altro uno dei modi più importanti è proprio quello di ricominciare a coltivare e ricominciare a proteggere il suolo e ad alimentare tutta quanta la biologia. Passa pure alla slide, ok, questa qui. E quindi così, è una piccola provocazione che mi piace fare. Molti di quelli che ci ascolteranno o che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno, sono degli agricoltori o hanno un po' di terra e hanno delle attrezzature per gestire questi terreni. Quello che si fa solitamente in questo periodo invernale di minore intensità di attività è quello di dedicarsi a tutta una serie di manutenzioni che sono straordinarie, nel senso che si va a prendere il tempo per andare a gestire, andare a riparare, andare a sistemare quelle problematiche che ci possono essere sulle macchine e che durante la stagione, quando si ha più attività, quando si è più presi dai lavori, si ha meno tempo di gestire. Se vai avanti alla prossima slide. Posso Matteo, quali sono i problemi più frequenti? Io non sono esperto di meccanica, né le ho usate, ho guidato qualche ruspa con la mia vita, ma... Scusami un attimo. Anche Francesco sicuramente. Allora, quello che si fa solitamente, adesso qui vedete delle macchine che sono anche un po' malmesse, quello che si fa solitamente a fine stagione, in base poi anche alle ore che si è lavorato, possono essere la sostituzione dei filtri, la sostituzione dell'olio, eventuali riparazioni un po' più importanti, che possono essere più o meno sia estetiche, come possono essere, non so, i fanali, cose del genere, o anche qualcosa di più importante come cinghie, pompe, insomma altre componenti della macchina. In realtà si va a fare questo solitamente con dei turni, quindi in base a quante ore si va a lavorare con la macchina, dopo un tot di ore si va a sostituire alcune di queste componenti. È una cosa che è estremamente interessante, che è estremamente importante da tenere in considerazione, anche con le tecniche che noi proponiamo, quindi con questo approccio che è innovativo di cui stiamo parlando in queste puntate di semina diretta, di non lavorazione del suolo, si ha anche un utilizzo delle macchine che è decisamente inferiore. E quindi anche l'usura delle macchine, il costo che si ha nel mantenerle, nel fare le sostituzioni, viene abbattuto in maniera estremamente importante. Per cui c'è un abbattimento diretto dei costi. Per ogni litro di gasolio risparmiato c'è un equivalente in moneta, diciamo in euro, di macchina risparmiata, quindi per l'acquisto, per la manutenzione, forse anche di più. Esatto. Cioè, in un certo senso si va intanto direttamente, immediatamente a diminuire le ore di lavoro, e per cui ovviamente ogni ora di lavoro in cui la macchina è accesa
e sta lavorando, consuma del carburante e quindi ci sono dei consumi diretti, insomma, quantificabili. Però c'è anche tutta quanta l'usura della macchina stessa in un approccio, in un'idea più globale, che viene a essere ridotta, viene a essere dimezzata anche in certi contesti, e quindi veramente si ha anche una vita delle macchine che può essere prolungata in maniera importante. Cioè, Francesco, penso, voglio dare a questo proposito due numeri. Il consumo di gasolio medio per una coltivazione tradizionale con l'aratro, l'estirpatore nelle attrezzature meccaniche per la preparazione del suolo è di 140 litri a ettaro. Il consumo medio invece nella semina su sodo è di 70 litri. Allora voi capite che sono numeri giganteschi, anche se uno ha soltanto un ettaro di terra da lavorare, non gli cambierà molto il bilancio di 70 litri, però gli cambia la dimensione del trattore, perché sicuramente bisogna di un trattore molto più piccolo. Anche diminuzione di emissioni di CO2 impressionanti. Vai, Andrea. Infatti, poi magari le prossime settimane magari di tornare con un focus anche sulla questione, quindi anche delle emissioni, perché è un aspetto estremamente interessante. Possiamo agire anche lì su una doppia, diciamo, con una doppia leva, sia andando a ridurre le emissioni che provengono dall'attività agricola direttamente dal suolo e dalle macchine, però in realtà anche andando a sottrarre CO2, che è il principale gas climalterante, dall'atmosfera, grazie proprio alle coperture vegetali e al mantenimento della copertura del suolo. Ma la vedremo con calma magari un'altra volta, perché merita un po' di attenzione. Se vai alla prossima slide, ecco, e questa qui appunto è invece la manutenzione invernale che si fa purtroppo sul 90%, 95%, forse anche di più, non vorrei esagerare, ma penso che sia veramente la quasi totalità dei suoli, è la manutenzione invernale che si fa sui nostri suoli durante l'inverno qui in Veneto. Cosa stiamo producendo lì? Cosa stiamo facendo? In realtà stiamo semplicemente lasciando per molte settimane il suolo esposto a una degradazione, a una perdita di fertilità, che può essere anche molto importante. Stiamo in un certo senso erodendo il nostro capitale. Dobbiamo pensare, o l'agricoltore dovrebbe pensare, che in un certo senso il suo suolo sia un po' come un conto in banca, che tutti i giorni matura degli interessi e da cui tutti i giorni noi possiamo andare a, diciamo, estrarre, portare via qualcosa, una sorta di liquidità che ci può servire per le nostre attività correnti. Bene, se noi lasciamo il suolo per diversi mesi in queste condizioni, appunto andiamo a tirare via, andiamo a ridurre la dimensione di questo capitale, senza mai invece cercare di valorizzare e di aumentare questo capitale e di conservarlo e di aumentarlo veramente in maniera importante. Il suolo deve essere veramente visto come il principale fattore di produzione per un agricoltore. Se vai avanti nella prossima slide, vediamo che cosa significa questo aumento di capitale, questa perdita che uno eventualmente può avere. E così in foto, intanto vedete subito nello sfondo, c'è una copertura vegetale che ho seminato da un amico agricoltore su sodo, direttamente sugli stocchi di mais. Era senape e rafano, un miscuglio di queste due specie, seminato a metà di settembre, e poi la foto l'ho scattata il 26 di novembre. Queste coperture vegetali molto semplici, soprattutto quelle crucifere, sono state sviluppate nel nord della Francia, soprattutto proprio per recuperare tutta la fertilità residua che era a disposizione nell'autunno e che non veniva messa a frutto da parte di altre colture o di coperture del suolo. Sostanzialmente cosa succedeva? Quello è un territorio che ha una vocazione zootecnica molto spinta, per cui tra
gli amendanti organici e le fertilizzazioni residue che ci sono nelle colture come il mais, nelle foraggere, possiamo avere delle fertilità residue che sono molto importanti. E quindi così si è introdotto l'obbligo da parte degli agricoltori, ancora quasi 30 anni fa, di seminare queste colture intercalari che vengono appunto definite cattura nitrati, per cui l'acronimo CIPAN serve appunto a definire, a dare questo concetto di colture intermediarie, trappole per nitrati. Ah, non era il cartello del paese che finiva lì? da alcune foto, dal mondo sempre francese, anche questo qui. Come viene no, anche il grafico. La pianta ovviamente se fa freddo, gelo, eccetera, non ha problemi. No, allora, hanno avuto, come dire, una grandissima diffusione proprio per questo motivo, che è il contrario di quello che dicevi. Cioè il fatto che sono cosiddette gelide, cioè muoiono con il freddo. Questo permette di avere il terreno in primavera che è libero molto presto, per cui non si ha il problema di dover gestire in maniera importante con delle macchine adeguate la biomassa di queste cover. E quindi cosa si va a fare? Si va a utilizzare in particolare... Vuol dire, si distendono da sole, vanno giù da sole, quindi questo effetto che vediamo che sono un po' in giù è già legato ai primi freddi. Esatto, magari ci ascolta gente che è anche da molto distante, abbiamo visto anche prima, anche dal centro-sud Italia. Quest'anno le prime brinate, l'inizio delle prime gelate ce l'abbiamo avuto tra il 22 e il 23 di novembre. Ecco, e 4 giorni dopo era già, queste prime brinate, anche molto leggere, erano state sufficienti a... così iniziare a scottare un po' questa vegetazione. Questo significa che per esempio non sarà necessario utilizzare nessun erbicida, ma neanche nessun trattamento meccanico per andare a divitalizzare quella coltura di copertura per seminarci poi la coltura da reddito successiva. Quindi il successo che ha determinato, cioè le caratteristiche che hanno determinato il successo di queste specie è legato alla loro economicità nell'acquisto del seme, alla loro rapidità nella crescita durante i mesi autunnali, alla facilità di gestione che hanno appunto col freddo muoiono naturalmente, e poi ancora il fatto che sono estremamente aggressive sulla fertilità del suolo. Cosa significa? Che tutta la fertilità che è presente, che ancora residua all'interno del suolo, viene catturata da loro, viene trattenuta nella loro biomassa e quindi non è più a rischio di essere lisciviata, di essere portata in falda, di essere portata nei fiumi e quindi di andare a inquinare l'ambiente circostante. Ma ecco, poi vengono lasciate, io una volta che sono morte, che sono appassite completamente per il freddo, vengono lasciate lì che si degradino oppure vengono interrate? Allora dipende un po' dall'approccio che ha l'agricoltore. Ovviamente quello che è più intuitivo e che è anche più furbo è quello di lasciarle in superficie e di non andarle a gestire e a interrare nuovamente, anche perché hanno creato una tale attività, un tale microambiente sulla superficie del suolo in cui sono presenti carabidi, sono presenti ovviamente anche i lombrichi, è presente tutta una componente biologica che vive grazie a questa protezione fisica sopra il suolo, anche molti ragni per esempio, che verrebbe disturbata e in qualche modo anche uccisa o fatta scappare da un intervento meccanico. Ovviamente più è rispettoso l'eventuale intervento, meno sarà invadente questa, meno sarà così devastante questo disturbo, però ovviamente c'è sempre comunque una componente che va a perturbare questo ambiente. E quindi quello che si vede qui in questo grafico a colonne è proprio questa capacità di recuperare la fertilità da parte delle cover, di queste coperture vegetali. Vedete che le due barre rossa e arancione sono le barre del suolo che è rimasto nudo, che non ha avuto la copertura vegetale. Il numero
significa, sta a indicare la quantità di azoto che è stato lisciviato da quel suolo nel periodo invernale. E quindi vediamo che ci sono diverse tipologie, diverse posizioni all'interno della rotazione culturale, può essere tra barbabietola e pisello, può essere tra pisello e frumento, o tra frumento e barbabietola di nuovo. La media poi la vediamo in fondo e vediamo che riusciamo a riciclare dal 50 all'80% dell'azoto che a trattenere dal 50 all'80% dell'azoto che è contenuto in quel suolo. Ed è un quantitativo che è veramente importante. Efficace o sbaglio? Scusami, non ti ho capito bene. No, ho capito, vedevo quelle che assorbono di più adesso di quelle colture che proponi anche come cover crops per assorbire questa fertilità. Quali sono le migliori che assorbono di più? No, allora, questa sperimentazione che è stata fatta nella zona della Champagne prevedeva l'utilizzo di senape, per cui come quella che vediamo in foto. Quindi la coltura intermediaria, il cipan, la chiamiamo così, era senape. Però sono andati a seminare questa senape in diversi momenti, che potrebbe essere o dopo la raccolta della barbabietola e prima della semina di un pisello primaverile, in quel caso, o tra la raccolta del pisello e la semina del frumento, o ancora tra la raccolta del frumento e quella della barbabietola. Per cui andavano a... sufficiente, quindi basta un paio di mesi? Sì, sono sufficienti. Diciamo che già i 3 mesi cominciano a essere l'ottimale, ma anche un paio di mesi possono fare la differenza, insomma. Non si perde proprio tempo, come se è finito con la coltura, si passa subito a seminare questa... Scusa Andrea, quell'azoto lì è un azoto che è preso dall'aria, un azoto in più dato sul frumento, è un azoto che viene... È tutto quanto azoto che è presente nel suolo e che se noi non facessimo niente, come è il caso del suolo che rimane nudo e che lo vediamo nelle barre rosse, andrebbe semplicemente perso. Cioè è azoto che... è corretto il verbo che tu hai usato prima dicendo che è possibile riciclare quell'azoto? Sì. Perché trattenere vuol dire alla fine riciclarlo? È fondamentale per l'azoto, penso, no? Il riciclaggio negli esseri viventi, negli organismi viventi. Allora, l'azoto che se ne va via, in pratica, che viene perso se non si fa questo tipo di operazione, è quello che va, gassifica, è quello che rigassifica l'atmosfera, è quello che va via con la pioggia nel fosso e che poi va in falda. Esattamente. È negativo. Ed è azoto che l'agricoltore aveva apportato e distribuito sul proprio terreno. Okay. Per cui l'agricoltore aveva fatto una spesa, ovviamente con l'obiettivo di produrre di più, per cui l'aveva apportato con una logica, insomma. E tuttavia però quando si va a raccogliere poi la coltura da reddito, non è detto che tutta la fertilità residua, perché la pianta comunque non utilizza mai il 100% della concimazione che noi andiamo ad apportare, è probabile che una quota anche importante, si può parlare anche di diverse decine di unità di azoto per ettaro, anche 50-60 unità di azoto per ettaro, possono essere semplicemente perse nell'ambiente. Potrebbe essere che come è successo in Francia, in questa zona hanno reso obbligatorio per la vocazione zootecnica questo tipo di intercalare, diciamo, una rotazione. Potrebbe essere che è stato già suggerito alla comunità europea, magari o attraverso gli incentivi, di fare sì che questo diventi quasi una pratica da farsi quasi obbligatoria, se vogliamo, se no pure ti disincentivo, perché considerato l'effetto che ha anche il secondario sull'ambiente, non è affatto secondario, chiaramente questa è una pratica che andrebbe sostenuta in modo forte. E invece purtroppo, nonostante siano ormai diversi anni che si conosce la validità di queste tecniche e comunque ci sia stato poi un lavoro anche da parte delle università per studiare anche tutti gli effetti secondari e quindi anche una generalizzazione di questo approccio, di questa tecnica, nonostante questo comunque non è resa obbligatoria
così l'utilizzo, l'impiego di questa tecnica. La cosa invece che è stata... Scusa, nelle parte che stanno arrivando, diciamo, nuove, anche questo non è, è una cosa che è stata pensata nel mitigare appunto gli effetti dell'inquinamento da fertilizzanti, che erano così. Nella nuova PAC, dici? Hai visto qualcosa? Sembra di sì, sembra che ci sia interesse verso questi approcci, però ancora non si sa bene. Sicuramente, scusa se intervengo, sicuramente la politica agricola comunitaria nel cosiddetto secondo pilastro propone, che è il piano di sviluppo rurale, propone le misure agroambientali e sono misure di sostegno per unità di superficie per coloro che si impegnassero a fare queste colture di copertura. La difficoltà grandissima per l'agricoltore di accedere a questi contributi è dovuta al fatto che il piano di sviluppo rurale in Veneto, ma forse anche in altre regioni d'Italia, propone questi aiuti per la superficie una volta sola o al massimo due durante il periodo in cui dura il piano di sviluppo rurale, che sono 7 anni. E quindi non è detto che tutti gli agricoltori siano pronti, quando c'è la possibilità di scrivere la domanda, a recepire questa opportunità. Ed è importantissimo dunque tutta l'attività di divulgazione che come Suolo Vivente stiamo facendo, perché soltanto parlandone e ascoltando quello che dice appunto in questo momento Andrea Fasolo, l'agricoltore o chi ci sta ascoltando può cominciare a progettare di coltivare in un modo che sicuramente dal piano di sviluppo rurale verrà aiutato. Speriamo, quindi mandiamo un messaggio anche più in alto a chi amministra, chi crea questi piani, eccetera, per far diventare questa una pratica da fare tutti gli anni, e forse mandiamo anche un altro messaggio perché si rafforza le politiche PAC, e probabilmente anche rendere quasi obbligatorio, tra virgolette, tutta una serie di pratiche di questo tipo. E così vedremo cambiare drasticamente anche la qualità dell'acqua che se ne va fuori dai campi. Oltre esatto, che esatto. Esattamente, anche perché proprio di quegli stessi anni, quindi di circa gli anni 90, è nata la direttiva nitrati, che è quella normativa a livello europeo che va a limitare il quantitativo di azoto che viene applicato in base alla vulnerabilità che hanno i vari territori di poter trattenere o rilasciare questo azoto poi nell'acqua, e soprattutto lo vanno a limitare nel periodo invernale. E se vedete proprio sempre in questo grafico la differenza che c'è tra la zona rossa, tra la barra rossa e la barra invece arancione, è che la barra arancione prevedeva che la concimazione di tutte quelle colture, quindi che fosse la barbabietola, che fosse il pisello, che fosse il frumento, venisse ridotta del 35%. Per cui, nonostante ci fosse una riduzione importante di circa un terzo di tutto l'azoto applicato a quelle colture, okay, comunque se noi andiamo a lasciare il terreno nudo durante l'inverno, quell'azoto lì viene perso. Quindi avremo senz'altro un po' di azoto in meno che entra nel suolo, molto probabilmente avremo una produzione inferiore, e comunque in realtà poi l'effetto ambientale non è assolutamente ottenuto, perché comunque non si riesce a riciclare, non si riesce a trattenere quell'azoto semplicemente nel terreno. Ecco, questo è importante. Grazie, chiedo scusa se vi ho fatto dilungare un po', ma cerco anch'io di capire meglio, magari chi ci ascolta anche, rendere più comprensibile. Se vuoi che passiamo avanti, perché così come approccio si è visto che in realtà si può andare molto oltre. E quindi si può andare veramente molto più avanti. Forse c'era una slide, forse ne è saltata una. Eccola qui. Allora, appunto, in basso vedete che c'è nutrire questa seconda domanda, quest'altra domanda. Nutrire la terra o nutrire la cultura? E quindi così, il fatto che si sia cominciati a vedere l'effetto che i tanti effetti, anzi, perché sono veramente innumerevoli, che apportano queste colture di copertura ai nostri suoli, quello che ci permettono di fare, quindi per esempio di entrare direttamente con la seminatrice e di seminare
direttamente nella massa verde ancora in piedi. Qui in questa foto c'era del girasole, c'era della facelia, c'erano veramente tante altre piante fiorite che quindi stimolavano anche tutta una serie di insetti e di api, di impollinatori, anche in un periodo magari come quello autunnale in cui non ci sono tantissime fioriture a disposizione dei campi. Peraltro. Molto importante perché devono accumulare delle riserve per... Esattamente. E quindi andiamo veramente a stimolare in questa maniera tutta una serie di sistemi, e qui poi passare pure alla prossima, e questo ci fa vedere come ci sia stata poi la creatività da parte degli agricoltori a inventare tutta una serie di sistemi, di approcci, di successioni. Abbiamo visto rapidamente quella della settimana scorsa, quella di Francesco Daschio, che ha trovato il suo equilibrio tra diverse colture da mettere in successione, però poi in realtà ogni agricoltore potrebbe trovare il proprio. E davvero la creatività non ha limiti, si potrebbe dire, in un certo senso, e anzi non deve avere limiti. Perché questo sistema, questo approccio non deve essere un obiettivo in sé, cioè l'obiettivo in sé non deve essere quello di avere una semina direttamente in una copertura vegetale, ma questo deve essere uno strumento per arrivare a un'agricoltura che è totalmente differente. Un'agricoltura in cui non andiamo più a utilizzare alcuni fertilizzanti, o ne andiamo a utilizzare molti meno, scusate, e in cui riusciamo a ottenere tutta una serie di servizi e di benefici che sono estremamente importanti. Abbiamo ancora 2 minuti, poi dobbiamo chiudere, perché siamo fuori tempo. Ok, allora non facciamo a tempo di vedere il grafico che avevo preparato poi, non so se lo vuoi scorrere rapidamente e andare verso la fine. Ecco, lo saltiamo questo perché non abbiamo tempo. Me lo faremo la prossima volta, Andrea. Certo. Ecco, fermati qui. Ok, allora questo è invece, vi avevo fatto già vedere qualcosa in teoria, una delle prime volte di questo campo, e questo qui invece è il campo dove ho seminato il frumento quest'anno, per cui vedete una cosa molto simile con il girasole, il rafano e il sole che erano pienamente sviluppati. È un quadro di Van Gogh questo, bellissimo però. E difatti poi c'è il secondo quadro di Van Gogh in cui si va col trattore dentro e non c'è più il seminatore a spaglio come il famoso quadro di Van Gogh a seminare il grano, ma si entra con la tecnologia moderna a seminare il frumento con la seminatrice in questo caso. Ecco, in questa foto e poi nella tabella sotto vedete il frumento. La foto centrale era 4 giorni dopo la semina, nella foto più a destra invece, quella che stai puntando esatto col mouse, si vede pochino probabilmente, ma era a 8 giorni dalla semina, c'erano delle chiazze di trifoglio che ovviamente non è morto, ma verrà mantenuto vivo, e poi invece dall'altra parte eravamo a 16 giorni dalla semina, e quindi con queste foglioline tenere di frumento che si stavano facendo strada nella biomassa della cover che era stata appiattita e allettata al suolo. Quella copertura vegetale lì, no, rimani pure qui, questa copertura vegetale mi aveva permesso di produrre circa 8 tonnellate di sostanza secca per ettaro con circa 180 unità di azoto che erano state riciclate, prodotte, recuperate, perché ovviamente c'era una quota di leguminose che porta nuovo azoto all'interno del sistema. Di queste 180, circa 60 dovrebbero essere disponibili per la mia coltura, in questo caso il frumento, con poi anche una serie di altri nutrienti e microelementi che sono contenuti e possono essere in qualche misura stimati da queste con dei fogli di calcolo grazie a queste coperture vegetali. Ecco, se ora vuoi passare all'ultima slide invece, giusto per chiudere questo appuntamento, questa carrellata veloce, e così per far capire, per lanciare un messaggio positivo, visto che siamo anche inizio anno e che abbiamo davanti un anno che sarà impegnativo. Speriamo di tornare, come vediamo in queste foto, a scambiare opinioni e a incontrarci e a confrontarci anche in campo, anche all'interno del suolo vivente, ma non solo. E manteniamo però così una certa fiducia, una certa positività nel guardare verso il futuro, nel guardare avanti,
pensando che appunto ci sono tutta una serie di tecniche che ci permettono davvero di costruire in maniera più sostenibile, con meno usura dei macchinari, con meno ore di lavoro e con veramente più sostenibilità e più effetti benefici per tutto l'ambiente, e di portare avanti quindi questa agricoltura positiva e sana e davvero sostenibile e che possa preparare bene il futuro. Ho la mia, un gioco di illusione ottica. Scusa, non ti ho sentito. Il nuovo modello di agricoltura, c'è la pianta volante qui a destra. Quello lì è un rafano che è stato buttato nel momento in cui si è fatta la volta. Ecco. Va bene, grazie mille dottor Fasolo, grazie mille Andrea e grazie mille a Francesco. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, Francesco. No, io veramente vi ringrazio moltissimo il dottor Fasolo, ringrazio il dottor Moretto per l'ospitalità che ci dà, perché veramente ogni volta queste trasmissioni sono sempre più interessanti, diventano sempre più approfondite e comunque vanno tutte nella direzione di costruire un'informazione molto importante per gli agricoltori. Ecco, ricordo che queste trasmissioni possono essere scaricate dal sito YouTube e Facebook, soprattutto su YouTube trovate tutto. Alla fine appunto di ogni puntata che facciamo sul Micro Megamondo c'è la mezz'ora dedicata al suolo vivente, quindi tutte queste informazioni possono essere riviste e rilette con calma. Adesso che una volta ci passiamo un po' velocemente, quindi il vantaggio è anche questo. E cercheremo anche, no, Francesco e Andrea, di dare sempre queste piccole informazioni, questi manuali di come orientarsi, così anche le persone come me un po' più in difficoltà nella comprensione imparano e magari cambiano il loro modo di vedere di fare agricoltura. Grazie mille a tutti. Ci sentiamo presto, quindi l'appuntamento per mercoledì prossimo è sempre qui sul Micro Megamondo, sempre qui dal Museo Esapolis, grazie anche alla provincia di Padova e a tutti gli ascoltatori, a Paola Sardena che ci assiste da remoto e B-Movie che ci assiste tecnicamente e tutti quanti gli altri che ci aiutano. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie a tutti, grazie, ciao.